Il modello economico, soprattutto nelle colonie del sud, sarebbe più appropriato definirlo come ora agrario precapitalista. Certo che hai questa convinzione, sei uno studente di primo anno, hai appena finito di leggere qualche storico marxista, Pete Garrison magari, ne sarai convinto fino al mese prossimo, quando arriverai a James Lemon, poi parlerai di quanto l'economia della Virginia e della Pennsylvania fosse imprenditoriale capitalistica nel 1740. Durerà fino all'anno prossimo, ti ritroverai qui a ricurgitare Gordon Wood parlando della SAI, dell'utopia pre-rivoluzionaria e degli effetti formativi sul capitale e della mobilitazione militare. A dire la verità non lo farò, perché Wood drasticamente sottovaluta l'impatto... Wood drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni sociali basate sulla ricchezza, soprattutto quella ereditata. L'hai preso la Vickers, lavoro nella contea di Essex, pagina 98, eh? Sì, l'ho letto anch'io. Volevi attribuirti tutta la cosa o hai un pensiero tutto tuo sulla faccenda? O il tuo trucco è questo. Entri in un bar, hai letto qualche oscuro passaggio e poi fingilo, lo fai passare come una tua... come una tua idea per colpire le ragazze e imbarazzare il mio amico? La cosa triste per uno come te è che tra 50 anni comincerai a pensare per conto tuo, capirai finalmente che ci sono due certezze nella vita. Una, non fare queste cose. E due, hai sborsato $150,000 per un'istruzione che potevi avere per $1,50 in sovrattasse alla biblioteca pubblica. Sì, però io avrò una laurea. E tu servirai ai miei figli patatine in un fast food lungo la strada per andare a sciare. Ma guarda, sì, può darsi. Ma almeno io non sarò banale. Però se è questo che ti crea qualche problema, insomma, possiamo andare fuori e lo risolviamo. No, amico, nessun problema. Tutto liscio. Tutto liscio? Sì. Bene. Cazzo sì che è tutto liscio. Che hai da dire ora su di me? Aspettate, fermo. Se dovevamo spaccargli il culo a quello stronzo. Piacciono le pere? Sì. Sì? Beh, ho avuto il suo numero. Ora fatela una pera.